combattere la criminalità e individuarne le cause che spesso si nascondono dietro attività che appaiono quotidiane. Confcommercio questa mattina ha provato a scattare una foto del fenomeno. Questo è il quinto anno che svolgiamo la manifestazione e siamo collegati a livello nazionale, già in passato l'abbiamo fatto con le organizzazioni datoriali e anche stamani sono presenti i presidenti di altre due associazioni importanti sul territorio dove si confrontano così come noi e cerchiamo di svolgere tutte quelle attività in collegamento anche con prefetture e forze dell'ordine legate alla videosorveglianza e comunque a tutte le problematiche che sono riconducibili a questa recrudescenza che negli ultimi mesi sta creando un allarme sociale abbastanza inquietante. La nostra presenza qui non è casuale, è di solidarietà verso l'organizzazione del Confcommercio, perché è fondamentale che il mondo delle imprese sia sempre vicino in manifestazioni, occasioni come questa in cui si ribadisce l'importanza della legalità sul tema dello sviluppo, perché quando parliamo di criminalità che in questi casi, in questi giorni richiama dei fenomeni e degli episodi di natura violenta, anche uno sguardo inedito su quelle che possono essere le cause, cioè per esempio l'aspetto dell'abusivismo, perché dietro ha tutto un indotto criminoso. Credo che sia l'elemento da cui poi parte effettivamente l'attività criminale. L'abusivismo nel recente passato era inteso un po' come un manipolo di disperati che aveva la necessità di sbarcare in un'area e quindi metteva su una bancarella. Quello che c'è adesso invece è una forma di abusivismo più strutturato, non si tratta più di, come dire, di disperati, è gente che in maniera organizzata, strutturata, riesce a mettere in piedi attività commerciali investendo in esercizi commerciali che richiedono una quantità di risorse finanziarie che un disperato non potrebbe avere.